Benvenuti in questo nuovo video del canale di Tech. Quest'oggi ci occupiamo di confrontare l'iPhone 6S con il Galaxy S7 per cercare di capire quale dispositivo può fare più al caso vostro e soprattutto quali sono le vere differenze tra entrambi i dispositivi. iPhone 6S e Galaxy S7 sono due dispositivi top di gamma, pensati per un'utenza esigente che cerca da uno smartphone il top delle prestazioni. Sono molto diversi, sia nel sistema operativo che nelle peculiarità, e in questo video cerchiamo di analizzare più a fondo quali sono le vere differenze tra i due dispositivi. Design. Entrambi i dispositivi sono realizzati in alluminio e vetro. Per quanto riguarda iPhone 6S, l'alluminio copre la maggior parte della superficie, ricoprendo quindi anche il retro del dispositivo. Si traduce questo in una maneggevolezza che non è poi così tanto buona, soprattutto perché il dispositivo sembra quasi a volte scivolare dalle mani se non utilizzato come una cover. Per quanto riguarda invece il Galaxy S7, l'alluminio ricopre solamente il frame centrale del dispositivo e sul retro troviamo una back cover in vetro. Hardware. Samsung Galaxy S7 e iPhone 6S sono dispositivi che all'apparenza possono essere molto diversi. Infatti, il Galaxy S7 sembra essere più grande, infatti lo è nelle dimensioni, mentre iPhone 6 e iPhone 6S è sicuramente più piccolo. Questo però non si traduce in una maggiore maneggevolezza, ma comunque, appunto, anche se il Galaxy S7 è un dispositivo anche leggermente più pesante, risulta quasi essere più maneggevole. Per quanto riguarda il resto del dispositivo, il Galaxy S7 è sicuramente molto più potente di iPhone 6S. Infatti troviamo un processore Samsung Exynos 8890, octa-core, ben 4 GB di RAM, una GPU top per quanto riguarda appunto questa fascia di mercato e memoria espandibile. Per quanto riguarda invece l'iPhone 6S, troviamo un chipset A9 di Apple da 2 GHz, un dual core, una GPU altrettanto potente, infatti per quanto riguarda le prestazioni software che vedremo in seguito sono abbastanza simili, e per quanto riguarda invece la RAM troviamo solamente 2 GB, solamente 2 GB che poi in realtà si traducono comunque in una grandissima fluidità di sistema grazie all'ottimizzazione che iOS riesce a fare del proprio hardware. I display dei due dispositivi sono molto diversi, infatti su Galaxy S7 troviamo un display Super AMOLED da 5.1 pollici con una densità di pixel davvero altissima, QHD da 577 ppi, quindi è un display che prima di tutto riproduce benissimo i neri, essendo Super AMOLED appunto, ma avendo una densità di pixel anche molto elevata non lascia intravedere in nessun modo i pixel sullo schermo. Per quanto riguarda invece l'unità montata su iPhone 6S, parliamo di un classico display LCD IPS da 4,7 pollici, con una densità di pixel sicuramente più bassa, perché parliamo comunque di un display che non è Full HD a differenza di iPhone 6S Plus, ma comunque molto apprezzabile in tutte le condizioni di luce. Per quanto riguarda appunto i display, in realtà la preferenza non può ricadere su uno o sull'altro, semplicemente perché ci sono tantissime variabili che possono influire sulla qualità del display, tra cui anche la percezione che abbiamo noi del display Super AMOLED. Il Galaxy S7 inoltre è impermeabile, e infatti gode della certificazione IP87 e in più ha la memoria espandibile, cosa molto richiesta dagli utenti che lo scorso anno avevano un po' storto il naso dopo l'annuncio del Galaxy S6. Software. Il Galaxy S7 monta a bordo la versione 6.0.1 di Android Marshmallow personalizzata da Samsung con la sua TouchWiz. TouchWiz che nel tempo è diventata sicuramente più snella e più interessante sia da un punto di vista di funzionalità che dal punto di vista appunto di usabilità di tutti i giorni. La TouchWiz tra l'altro ha introdotto quest'anno parecchie migliorie lato gestione. Ad esempio, è possibile addirittura eliminare i drawer delle applicazioni che in molti casi, soprattutto se provenite da un dispositivo iOS, può non farvi sentire a vostro agio nell'utilizzo quotidiano. Per quanto riguarda iPhone 6S, troviamo iOS nell'ultima versione del sistema operativo, iOS 9 per l'appunto. Per quanto riguarda fluidità, entrambi i dispositivi si comportano davvero molto bene. Nel tempo Android è sicuramente migliorato, prima si poteva anche pensare che magari non fosse un sistema operativo perfetto dal punto di vista di fluidità, usabilità e comunque piacevolezza d'uso. Invece al momento i due sistemi operativi si eguagliano sotto tantissimi aspetti. Due top di gamma come questi sono sicuramente molto diversi lato software, anche se in tutte le operazioni di uso quotidiano
piano non ci sono grossi problemi sia con uno che con l'altro. Per quanto riguarda anche il comparto gaming, i due dispositivi si eguagliano, infatti tutti i giochi o comunque tutti i giochi che sono compatibili sia con una piattaforma che con l'altra sono sicuramente molto interessanti e funzionano appunto in maniera fluida senza grossi problemi. Per quanto riguarda invece la scelta tra iOS e Android, chiaramente non vogliamo in questo video cercare di convincervi ad utilizzare iOS o Android. Semplicemente dovete capire quali sono le vostre esigenze, quali sono le vostre abitudini e se siete troppo legati ai servizi di Apple o di Google. Per quanto riguarda invece lo sblocco attraverso il sensore biometrico posto nel tasto home di entrambi i dispositivi, l'iPhone 6S forse arriva un po' prima, quindi sblocca leggermente più velocemente la lock screen del dispositivo, anche se è velocissimo anche il sensore del Galaxy S7. Fotocamera. Samsung quest'anno è tornata leggermente indietro, infatti ha proposto un sensore da 12 megapixel, invece di quello da 16 dello scorso anno. Le foto scattate con Galaxy S7 sono sicuramente molto buone, per quanto riguarda sia le foto scattate in condizioni di luce ottimale, sia le foto scattate in condizioni di luce un po' scarsa. A mio parere, le foto scattate però in condizioni di luce scarsa sono forse un po' troppo gialline, anche se attraverso il software proposto da Samsung, che sicuramente permette di settare tantissime impostazioni della fotocamera, l'utente più esperto potrà di sicuro ottenere scatti migliori. La fotocamera frontale di Galaxy S7 è da 5 megapixel, di sicuro cattura selfie molto interessanti e ha un'ottima resa per quanto riguarda gli scatti anche in notturna, grazie anche a un sistema simile a quello che utilizza iPhone 6S per quanto riguarda il flash attraverso lo schermo del dispositivo. Per quanto riguarda invece le foto scattate con iPhone 6S, parliamo di scatti anche in questo caso ottimi in condizioni di luce ottimali e abbastanza buoni anche di sera. Purtroppo su iPhone sono poche le impostazioni settabili per quanto riguarda gli scatti appunto della fotocamera, quindi bene o male le foto saranno così come vengono scattate in punta e scatta e difficilmente si riusciranno a ottenere effetti particolarmente diversi. Per quanto riguarda invece i video, parliamo di due dispositivi che riescono entrambi a catturare video in 4K. Di sicuro il Galaxy S7 è migliore da questo punto di vista perché offre anche una stabilizzazione ottica e non solo software. Però sui 4K il Galaxy S7 non può abilitare la stabilizzazione hardware. I video a 1080p sono sicuramente superiori su Galaxy S7, anche se non di molto, ma anche iPhone 6S cattura ottimi video. Batteria. In Galaxy S7 è dotato di una batteria da ben 3000 mAh, batteria che mi ha stupito perché porta sì fino a sera, ma forse anche leggermente oltre se utilizzato intensamente il dispositivo. Per quanto riguarda invece l'iPhone 6S, parliamo di una batteria da 1715 mAh, batteria che se ben ottimizzata e ben utilizzata porta sicuramente fino a cena e forse qualcosina in più, ma non stupisce tanto quanto quella di Galaxy S7. Modelli e prezzi. Il Galaxy S7 è disponibile in tre colorazioni, nero, bianco e oro, tutti e tre da 32 GB, in futuro sarà disponibile anche una versione con 64 GB di storage interno, ma al momento la versione da 32 GB viene venduta a 729 €. L'iPhone 6S invece è disponibile in quattro colorazioni, nero, bianco, oro e oro rosa, disponibile inoltre in tre tali di memoria differenti, 16 GB, 64 e 128. I prezzi partono da 779 €, anche se entrambi i dispositivi sono disponibili online a prezzi molto più bassi rispetto a quelli proposti dallo stesso produttore. Conclusioni. Entrambi sono due veri top di gamma, sicuramente sono molto diversi per alcune scelte costruttive, infatti dalle immagini che state vedendo potete tranquillamente evincere che in alcuni punti della scocca, per esempio, il Galaxy S7 è molto meno armonioso di quanto non sia l'iPhone 6S, non tanto per quanto riguarda appunto l'ergonomia di cui abbiamo parlato in precedenza, ma per quanto riguarda proprio la scelta costruttiva, la posizione di alcuni elementi sulla scocca, tra cui microfono, carrellino per l'estrazione della nano SIM e della micro SD, e anche il connettore micro USB. Per quanto riguarda invece iPhone, tutte le scelte che sono state fatte da un punto di vista del design sono anche state dettate da una necessità, per quanto riguarda Apple, di proporre un prodotto assolutamente armonioso, simmetrico, ma soprattutto gradevole alla vista. Non che il Galaxy S7 non lo sia, ma di sicuro ci sono queste piccole, diciamo, questi piccoli dettagli che possono non piacere del Galaxy S7. Si tratta appunto di dettagli, quindi nulla di importante. Però per quanto riguarda tutto il resto, software, usabilità, fluidità, siamo veramente vicinissimi.
Se siete legati ai servizi iOS, sicuramente dovete scegliere un iPhone. Per quanto riguarda invece un'ottima scelta Android oggi sul mercato, appunto Galaxy S7 è di sicuro un dispositivo da considerare. Purtroppo ad oggi non si può nemmeno fare un discorso riguardante il prezzo, perché sono molto simili i prezzi ai quali al momento sono venduti, ma di sicuro Galaxy S7 nei prossimi mesi calerà molto di più rispetto a quanto non lo farà iPhone 6S. Per il confronto di oggi è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e alla prossima!